Musei in gioco, racconti di comunità, resistenze patrimoniali è l'ultimo intervento di oggi. Con il coordinamento di SIMDEA, Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etnoantropologici, vi presento tre piccoli musei di comunità della Toscana che si raccontano come comunità patrimoniali. Casa di Zela, nell'area naturale protetta della Querciola, Quarrata, provincia di Pistoia. Casa d'Erci, museo della civiltà contadina dell'Appennino Tosco-Romagnolo, Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. E Tepotratos, museo del teatro popolare tradizionale toscano di Monticchiello, in Pienza, provincia di Siena. Ci offrono i loro giochi come patrimonio di diversità e appartenenza locale, sostenibilità ambientale e sociale, creatività solidale. Ascoltiamo il loro racconto per interrogare il valore culturale del gioco. Buonasera e grazie per l'invito. Adesso noi racconteremo quella che è una piccola esperienza di comunità legata al gioco. È un'esperienza, è stato detto, patrimoniale. Cercheremo di mostrarvi in che senso per un piccolo borgo che si trova nel sud della Toscana, chiamato appunto Monticchiello, il gioco è tutt'oggi un patrimonio per la comunità, appunto. In tante forme. La nostra è veramente una piccola realtà. Quando dico un piccolo borgo intendo 300 anime e quindi forse ci permette di vedere certe dinamiche che caratterizzano il rapporto tra comunità e gioco, si sente, sì? Tra comunità e gioco, che in piccolo forse possono fornire una sorta di laboratorio per dinamiche che poi si presentano anche più in grande. E il nostro intervento ruoterà intorno ad alcune riflessioni. Innanzitutto al fatto che esiste una sorta di biografia esistenziale di ciascuno di noi, di ciascun membro della comunità, che ruota attorno al gioco. Nella nostra piccola comunità i bambini incominciano a giocare nella piazza, che è un luogo sostanzialmente protetto come questo, spesso sotto lo sguardo dei genitori, come succede in tante altre comunità italiane, forse in tutte. Lì sicuramente anche con il fatto che non ci sono pericoli. Il gioco è libero, il gioco è legato allo spazio aperto della piazza. Quando i bambini diventano un po' più grandi, si rendono, come capita, indipendenti dai genitori e incominciano ad allargare il loro spazio esistenziale, che viene sostanzialmente un allargamento che passa attraverso lo spazio del gioco, cioè si va a esplorare lo spazio intorno si esce dalla piazza, si esce piano piano dalle mura del borgo e si incomincia ad andare nelle campagne. Verso l'adolescenza c'è curiosamente un ritorno nel borgo e incomincia un'altra tappa di quelli che possiamo definire come luoghi deputati al gioco e alla crescita. Da noi i nostri ragazzi, gli adolescenti, 13, 14, i 15 anni, quando incominciano a diventare un po' più grandi, hanno uno spazio che è un vecchio circolo arci, con una grande stanza dedicata a una battaglia partigiana, dove loro si ritrovano e sostanzialmente fanno i giochi tipici che si fanno oggi da adolescenti, che sono sostanzialmente i giochi legati all'elettronica, i giochi legati al rapporto anche interpersonale. E più lì, siccome noi siamo un paese un po', diciamo, antiquato, questa sala dell'Arci, che è un po' una sala giochi, ha ancora i vecchi giochi dal biliardino, il ping pong, e l'adolescenza è contraddistinta dall'occupazione di questo spazio. Curiosamente, nella stanza accanto, invece c'è l'ultima tappa che vedremo e su cui poi tornerò, dei giochi. Quest'ultima tappa è quella del circolo arci vero e proprio, dove ci sono le persone da 60 anni fino a 90, che stanno lì sostanzialmente a fare i loro giochi, ovvero soprattutto i giochi delle carte, per intendersi. In questa nostra ideale percorso di un'esistenza legata a luoghi fisici e a giochi, a un certo punto i nostri adolescenti passano da questa sorta di sala giochi un po' d'antan, un po' antiquata, come avete capito, arrivano praticamente, tornano in piazza, perché da noi c'è una
tradizione di teatro, teatro popolare in piazza, che si chiama Teatro Povero di Montichiello, e che loro vivono come un grande gioco. Tra l'altro questo è il momento, l'uscita dall'adolescenza, dove veramente ci si confronta nel gioco intergenerazionale. Grazie al teatro i nostri ragazzi incominciano a giocare con gli adulti, a giocare con le persone più anziane, andando appunto in piazza con questi spettacoli che noi produciamo. Ora non entro nel dettaglio di che cos'è il Teatro Povero di Montichiello, ma sono spettacoli, per dirvi, a cui partecipa tutto il paese, tutta la comunità, scritti insieme da tutte le persone. Gli stessi ragazzi partecipano alla costruzione della drammaturgia. Poi ci sono dei giochi degli adulti che sono curiosi, e qui si entra in rapporto con il territorio. Oggi noi vi abbiamo portato due rappresentazioni di tipici giochi tradizionali che legano le nostre comunità locali al tema del gioco in età adulta, e che curiosamente le legano anche ai prodotti tipici della nostra terra. Ovviamente, soprattutto in società povere, si giocava con quello che si aveva, e certe volte si sfruttava anche quello che poteva essere il prodotto, tra virgolette, commerciale. Ad esempio, la nostra parte, diciamo, di Toscana è caratterizzata dal cosiddetto pecorino di Pienza, di cui qui oggi vi ho portato una forma. E curiosamente, per le persone adulte di Pienza, Montichiello, il pecorino è diventato anche un gioco, il gioco cosiddetto del cacio al fuso. Ora Fabio vi farà vedere alcune immagini. Praticamente come funziona? Nella piazza centrale di Pienza, che è un progetto urbanistico rinascimentale, viene piantato al centro un fuso, appunto, e le persone devono lanciare i rioni, le sei squadre che lo compongono, lanciano questa forma di pecorino, e devono riuscire a farla arrivare, sfruttando la pendenza della piazza e quindi con un moto rotatorio, più vicino possibile al fuso. E vedete, ci sono varie aree che sono i vari punteggi che si può realizzare avvicinando praticamente la forma di pecorino a questo fuso. Curiosamente, appunto, è un gioco che da una parte si lega a quello che è un prodotto tipico del posto, e si lega al luogo fisico, che è quello della piazza, cioè il luogo per eccellenza dove si va a giocare, e si lega anche a una forma di sfida che fanno gli adulti, che è quella sostanzialmente data dai sei rioni delle sei squadre che compongono praticamente il territorio. Che compongono il territorio di Pienza. Scusa? Il pecorino certamente si mangia, non viene, non può essere buttato, sarebbe una cosa troppo grave. C'è anche un altro gioco, che è quello del panforte, altro prodotto tipico della nostra zona. Noi oggi qui abbiamo una squadra di panfortai, così si chiamano, che sta dando una dimostrazione. E come funziona? Si prende un panforte, un tavolo più o meno come questo, e si lancia il panforte, sempre divisi a squadre, e vince chi riesce, ecco, vedete il tavolo, chi riesce a mandare il panforte più vicino possibile al limite estremo del tavolo. E poi si misura ovviamente la distanza dal limite, e quelli più bravi riescono a fare la cosiddetta capanna, cioè il panforte addirittura si ferma sul bordo del tavolo, uscendo un poco dal tavolo, e quello ovviamente è il punteggio massimo che puoi fare, e lì si va a misurare di quanti centimetri esce questo aggetto, questa prospicenza del panforte. E anche questo, curiosamente, è un gioco che fanno gli adulti, che si è collegato a un prodotto tipico del territorio, collegato anche a una territorialità dentro al territorio, cioè la suddivisione in squadre che rappresentano rioni, paesi. In questo caso il gioco del panforte è diffuso in un ambito più ampio, che non è solo quello del paese, come il gioco del cacio al fuso di Pienza che vi ho detto prima, ma che coinvolge più squadre di paesi, e si fa soprattutto durante l'inverno. In tutti questi giochi, come sapete, nel senese c'è il palio di Siena, no? Cui concettualmente siamo in qualcosa di simile, c'è una rappresentanza territoriale, chi vince un palio. Il palio rappresenta un po'
un giocattolo, il giocattolo più grande che si può vincere, il premio che si può vincere. Nella nostra esperienza museale abbiamo scoperto poi come i giochi siano sostanzialmente anche un grande veicolo di scambio generazionale. All'interno del mondo descritto dalle comunità di gioco, che siano le comunità dei ragazzi o piano piano la comunità del teatro o le comunità del gioco del cacio o le comunità del gioco del panforte, c'è uno scambio di storie che riguardano la comunità. Le persone che via via entrano a far parte della squadra del cacio, della squadra del panforte o che partecipano al teatro, in qualche modo vengono formate su tutta quella che è l'aneddotica locale. Il gioco è anche un meccanismo di ricostruzione della narrazione all'interno della comunità. E noi come museo, per esempio, abbiamo visto quanto questo è vero, perché abbiamo un signore che doveva essere oggi qui con noi, Renato, non ce l'ha fatta perché ha 92 anni e all'ultimo non se l'è sentita di venire, che lui praticamente a un certo punto è venuto nel nostro museo e ci ha detto: io vorrei rifare i giochi della mia infanzia per poter giocare, io che ho 92 anni, con i ragazzi giovani di oggi. E Renato ha iniziato a costruirci con il legno nel suo laboratorio un'enorme quantità di giochi, alcuni sono esposti qua accanto, e che sono un po' di tutti, carretti, fionde, fucilini, le cose più incredibili piano piano è riuscito a ricostruire nonostante l'età, e questi giochi sostanzialmente poi sono, grazie anche al museo e grazie al teatro, rientrano in circolo, vengono giocati e rivissuti dalle persone più giovani, e per lui è diventata anche una piccola ragione di vita. Ora io ho cercato di fare un po' una cavalcata, non so se si può sentire dal mixer, in caso mandiamo giusto questo piccolo video dove facciamo un attimino parlare Renato, che è lui, come vedete, è diventato un piccolo eroe per i bambini del nostro borgo, perché appunto è il padrone dei giochi, è il giocattolaio. Parlando di questi giochetti, mi è venuta la voglia ora di rifarli per questi ragazzi, per fargli vedere come si faceva noi vecchi da giovani, che ci si divertiva facendo queste cose qui, la rotella, questa, la cosa, tante altre cose che ora non ce l'ho qui, ma se si divertiva così noi ragazzi, non ci andava a cercare tante cose, ma... E poi il carretto era quello che si amava di più, perché questo l'ho fatto ora, ma il carretto c'è da finirlo, vedi com'è, qui ci va il coso, ecco, questo è il carretto che ci si andava in due, tre, secondo, ci facevano lunghi 2 metri, mica poco, 2 metri lunghi, si montava 2, 3, il carretto. Questo era proprio il carretto che si faceva classico. Si metteva, se si aveva le tavole, si mettevano, ora io sono Nicolò, ma allora non c'erano, si metteva le strisce di legno e si stava a cavallo lì. Poi tutto chiodi, ora lì lo sterzo si rompeva, insomma si divertiva. E Renato va mandato il suo saluto, insomma così, con questo piccolo video. Curiosamente, cioè, Renato ha fatto accesso a una fase estrema del gioco, come vi ho detto si inizia da bambini nella piazza sotto il controllo dei genitori, in età più anziana magari si sta nello spazio del circolo Arci dove si gioca a carte. Renato ha fatto un salto superiore, cioè si è voluto, grazie al museo, grazie al teatro, rimettere in circolo e ripartire praticamente dall'inizio, dalla sua infanzia. E questo forse ci dice qualcosa sullo spirito del gioco, che non finisce mai, che non è sostanzialmente legato ad un'unica età.
per fortuna si può giocare sempre. Si trova a volte la scusa di farlo in luoghi deputati che sembrano adatti alla nostra età, con giochi che sembrano in qualche modo collegati alla nostra fase della vita, ma in realtà lo spirito del gioco rimane sempre e poi può trovare forme particolari come quella appunto del nostro amico Renato. Grazie. Buonasera, sono Claudio Rosati e rappresento il Museo di Cassa di Zela. Brevemente, che cos'è il Museo di Cassa di Zela? Immaginatevi una grande cassa colonica in Toscana, in una casa in cui hanno vissuto fino a 16 persone, a sua volta all'interno di un'area naturale protetta di 110 ettari e a sua volta in una delle aree più industrializzate d'Italia, perché siamo nel centro di tre province, Pistoia, Prato e Firenze. Quindi un brano di campagna nell'area più industrializzata d'Italia. E questo condiziona la vita del museo, cioè noi siamo in una situazione, è una raccolta etnografica di Ernesto Franchi che è qui presente, il museo ha anche un ostello e 50 orti sociali. E diciamo vive, respira con la con la campagna. Ieri sera avevamo una riunione e Ernesto ha preso un ranocchio che era entrato dentro il museo. Se dobbiamo fare una manifestazione all'aperto nell'AIA, dobbiamo calcolare quando possiamo tagliare il fieno per fare il parcheggio. Diciamo quindi questa commistione, interazione con la campagna ovviamente determina anche la nostra attività. Questo e poi la presenza di molti testimoni orali. Quello che abbiamo presentato oggi qui a Toccati sono giochi giocattoli, o meglio, come dicono i pedagogisti, oggetti da gioco fatti con materiali naturali. Velocemente, questo è lo sparamaccheroni, in pratica c'è questo asse, fa una pressione e lancia questo oggetto. Questi giocattoli erano giocattoli effimeri, nel senso, questo l'abbiamo per il museo, ma vedete, questo è nocciolo che ha perso, non essendo più verde, ha perso l'elasticità e quindi la forza è minore. Però erano giocattoli effimeri e che andavano rinnovati in continuazione, creando un sapere, un'abilità che era così diffusa. Poi abbiamo lo schioccapalle, fatto con il sambuco, anche questo ormai ha una certa rigidità, dentro ci andavano le palline d'alloro, vero? Dentro ci venivano messe due palline d'alloro. Il sambuco quando è fresco si può togliere la linfa facilmente e quindi poi le palline venivano sparate e questo era lo schioccapalle. Infine lo schizzo, qui è la canna, veniva messa l'acqua e con la pressione l'ultimo è questo elicottero, l'elicottero fatto, tu lo conosci bene, l'elicottero è fatto con un pezzo di pannocchia, con delle penne di piccione, ma la pannocchia poteva essere sostituita anche con il sughero. E proprio ora una volontaria mi diceva che nei Monti Lessini, che sono qui vicini, si fa con il sughero e mi ha detto anche il nome di come si chiama questo gioco, nel senso tutti diversi, tutti uguali. Ecco, anche questo è interessante perché è un gioco semplicissimo, ma per esempio cambia se le penne del pollo sono fresche o no, perché se non sono fresche diciamo l'attrito è minore e non ha quell'effetto rotatorio. Allora, perché facciamo queste cose? Facciamo queste cose perché ci divertiamo anche noi e lo stupore di oggi, di questa giornata, noi siamo venuti qui un po' timorosi perché cerchiamo sempre di dire non li proponiamo come oggetti del passato, come se il passato avesse un valore aggiunto in sé, li proponiamo semplicemente. E oggi siamo stati stupiti perché ovviamente l'organizzazione gigantesca di Toccati, tante famiglie, tanti ragazzi che sono venuti e c'è stato un interesse. Ora c'è un amico, ha detto, perché forse rappresentano l'esotico, no? Cioè sono tutti oggetti che hanno una certa matericità di cui abbiamo perso il piacere, il gusto e la consistenza rispetto all'iPhone, all'iPad, alle app.
Noi non li proponiamo in opposizione a questi mezzi, però con la loro ricchezza e diversità, che è di semplicità e appunto di matericità diverse. E oggi abbiamo avuto una riprova perché ragazzi e ragazze l'hanno usati, abbiamo finito gli elicotteri nonostante fossimo venuti muniti di materiali, abbiamo finito le penne, abbiamo le pannocchie, ma non... Ecco, quali sono le riflessioni da fare? Innanzitutto questa diversità che si propone ancora con una sua attrazione. Un'altra cosa che verifichiamo, ma ripeto, non è che gli si dia un giudizio di merito o di valore, lo verifica soprattutto Ernesto che fa i laboratori con i ragazzi rispetto alla nostra generazione stanno perdendo anche certe capacità semplici manuali, come per esempio lavorare con l'opposizione, le dita in opposizione, no? Quindi legarsi le scarpe, perché vuol dire che è una manualità che sta cambiando, nulla di male. Io mi ricordo quando facevo le elementari, la maestra non voleva che scrivessi con la penna Bic perché avrebbe corrotto la mano e dovevo scrivere con il pennino, quindi ovviamente è un'evoluzione. Però notiamo questo cambiamento. L'altro cambiamento invece che notiamo, spesso noi facciamo attività per le famiglie, il 4 ottobre mi sembra, che sia la giornata nazionale delle famiglie al museo, noi proponiamo tutti gli anni giochi nell'AIA al museo e pensate, il museo può essere l'unico spazio dove adulti e bambini possono fare qualcosa insieme. Perché in genere gli adulti si limitano a portare i bambini a fare qualcosa. Si porta il nuoto, si porta musica, si porta scherma, ma non c'è uno spazio inclusivo dove si possa stare insieme. E qui l'abbiamo visto anche oggi in questo piccolo stand, addirittura stamattina siamo stati preoccupati perché un nonno ha iniziato a giocare a campana e non ricordando l'età è caduto, quindi siamo rimasti un po' male. Però ecco, il museo ha anche questo valore inclusivo. Quindi ringraziamo gli organizzatori di Toccati per questa esperienza che ci hanno consentito anche di metterci a confronto con altri. Abbiamo preso spunti anche per riproporre altri giochi al museo, ma soprattutto per aver testato la validità di queste proposte. Ripeto, non gli diamo il valore di qualcosa che viene dal passato, come se il passato fosse di per sé un valore, ma questa cosa di diversità rispetto a una pluralità di proposte. Grazie. Pietro Clemente, amico di tutti i musei demonetto-antropologici e presidente onorario di Simdea. Grazie, sì, questa seduta, questo incontro di musei con il mondo dei giochi è stato voluto da un'associazione che si chiama Simdea, per l'appunto Società Italiana per la Museografia e i beni demo etno antropologici. È un'associazione che mette insieme chi si occupa di musei in Italia, che è riconosciuta come ONG UNESCO. E forse la cosa che volevamo dimostrare quest'oggi è che quando pensiamo ai musei non dobbiamo pensare a luoghi oscuri e pieni di saperi ignoti ai più, ma dobbiamo immaginare dei luoghi amichevoli e dei luoghi nei quali si può giocare, dei luoghi di intrattenimento. Come avrete capito, il gruppo che si è prestato a questa iniziativa è un gruppo di Simdea della Toscana, quindi sono due musei toscani che hanno già parlato e un terzo museo toscano del Mugello che arriva fra qualche minuto. E abbiamo scelto una regione anche per mostrare una tipologia di musei più caratteristica di questa regione, perché la Toscana è nota per i grandi musei d'arte, no? E forse sono quei grandi musei, quello d'arte, quello della scienza, fatti da grandi architetti, che danno l'idea dei musei come dei monumenti giganteschi in cui le persone devono andare in punta di piedi, no? Avete visto che tipo di musei invece abbiamo, no? Che sono musei che dal punto di vista dello spazio, dell'edilizia non sono particolarmente significativi, ma
come vita, come attività, sono particolarmente significativi. Aveste sentito la descrizione del museo di Casa di Zela, praticamente c'è un ostello, un parco naturalistico, 50 orti sociali, cioè un'attività proiettata all'esterno, per cui il museo è un luogo di promozione plurale di forme diverse, che in quel caso è facilitato dall'essere in uno spazio diciamo rurale. Quasi tutte le province di Firenze, Prato e Pistoia, quando si dice rurale bisogna dire che semi-rurale, si può definire, come viene detta, campagna urbanizzata, no? Però queste sono isole di resistenza, no? Di un mondo che presenta delle ricchezze di valore culturale e che quindi vede il museo come capace di trasmettere una diversa idea, diciamo, della diversità, delle culture, della trasmissione tra le generazioni. Nel caso di Montichiello abbiamo una piccola comunità che ha investito molto lavorando su se stessa, con la solidarietà, con la nascita di una cooperativa, su far diventare questo piccolo borgo medievale bellissimo non solo un oggetto da visitare da parte dei turisti, ma un soggetto che si fa protagonista della sua storia, e questa sua storia l'ha investita nel teatro. Il teatro di Montichiello da 50 anni dice alla gente che va a guardare: quale sarà il nostro futuro? Come ci troviamo in questo mondo che cambia costantemente? Che fine faranno gli anziani? Cosa ci hanno trasmesso? I giovani vogliono restare o non vogliono restare? E quindi questo piccolo paese ha investito su una propria identità e a un certo punto ha sentito bisogno di fare un museo. Montichiello è teatro popolare, il museo è dedicato al teatro di tradizione, a quelle forme di teatro che vivevano prima nelle campagne toscane. Alcuni erano presenti in Emilia, come il Canto del Maggio, legato alla grande epica di Tasso e di Ariosto, a creazioni locali fatte da maestri, da gente del popolo, legate a temi importanti di storia e di epica. E, insomma, questo teatro popolare è l'oggetto di un piccolo museo che sta dentro la comunità di Montichiello, che è diventata anche centro di servizi della comunità di Montichiello e che fa in qualche modo da sponda al teatro. E Montichiello è una comunità nella quale, come vi ha descritto Giampiero Giglioni, che è anche lui un rappresentante di questa vicenda, perché è montichiellese d'adozione, ma se uno dovesse definire che ruoli svolge nell'attività di Montichiello, praticamente la risposta sarebbe tutti, credo che proprio li abbia svolti tutti. Te lo trovi a fare il cameriere nella taverna di Bronzone, a fare l'attore in scena, a collaborare a realizzare gli spettacoli, ad essere l'esperto del museo. Ecco, che vi mostra l'idea di una generazione, questa è la cosa importante, di una generazione nuova, che è entrata dentro una trasmissione di valori di diversità e che si trova a fare parte di una comunità nella quale i compiti si dividono, non sono rigidi, c'è il capo e c'è diciamo così, quello che serve a tavola. Tutti in qualche modo svolgono dei ruoli che sono quelli che alla comunità sono necessari. Allora, questi due musei sono una parte di una comunità e sono il luogo di transito in cui questa comunità mostra se stessa, e quindi sono musei che hanno tutto il diritto a conquistarsi un'immagine del museo come un luogo accogliente, come un luogo in cui si può giocare. Ecco, questo ve l'hanno proprio dimostrato, perché se non si gioca proprio dentro il museo, si gioca intorno, il museo è il luogo da dove si parte. Ecco. E mi è parso molto interessante che proprio dal museo nasca questa immagine di giochi che voi avete visto, che sono tutti legati a dei saperi corporei. Questi saperi corporei oggi abbiamo la sensazione che non servano più a niente. Invece, se io prendo in mano una forma di pecorino e non lo so soppesare, cioè non è solo nasce per gioco, perché il pecorino? Il saper soppesare, valutare il peso, era una delle qualità degli stimatori di tutto, dal sacco di grano alle olive. E io non sono abituato a valutare a peso, no?
se vado a fare la spesa e mia moglie mi dice ma quanto pesava, io dico boh, sono andato alla bilancia. Al tempo stesso, quando avete visto che il fuso, che è anche divertente che sia il fuso, ovviamente potrebbe essere qualsiasi cosa, no? Avete visto che c'è un rapporto tra la capacità di soppesare e la capacità di possedere talmente bene il senso del peso da fargli fare una traiettoria adeguata o a lancio oppure a corsa, in modo tale che si fermi ad un certo punto. Tutti questi saperi del pesare, del soppesare, sono presenti anche nei giochi di bocce, sono presenti nei giochi fatti con i sassi che ci sono tutti in giro qui intorno, e sono presenti anche in tutti i giochi di lancio. Quindi, diciamo, questi giochi ci consentono anche recuperati di riacquisire delle capacità di valutazione, di stima del mondo delle cose, del mondo degli oggetti, dei saperi. Così come tutti i giochi tradizionali, quelli che io ho studiato proprio nel mondo contadino della Mezzadria, nell'area di San Gimignano si chiamava Pintapalle quello, no? Sì, sono legati alla valutazione del mondo naturale. Una delle come dire, risorse dell'essere nati tanto tempo fa è di avere imparato a tagliare il sambuco in campagna e di scoprire che il sambuco è questa cosa meravigliosa che lo fai seccare, l'anima del sambuco scompare e ci puoi fare un bel po' di cose con il sambuco. E anche questo rapporto con il mondo naturale, manuale, tagliare senza tagliarsi, è una delle cose che si imparano attraverso questi giochi. Produrre questo effetto di lancio, comprendere la diversità tra appena tagliato, l'elasticità dell'appena tagliato, il fatto che si secchi, sono tutte cose che non è che non servono più perché adesso siamo in città, andiamo al supermercato. In realtà il mondo rurale è ancora vicino a noi, abbiamo bisogno di stimarlo. Se vogliamo fare un bastone, se vogliamo fare qualche cosa anche solo per far vedere ai nostri nipoti come si può usare un coltello senza farsi male, oppure se per fare un bastone per andare in montagna, tutto questo mondo è un mondo prezioso, proprio perché memoria, saperi corporei, e questo è un tema su cui in Toscana abbiamo lavorato parecchio, Claudio Rosati ha proprio lavorato anche sul tema dell'artigianalità, quindi tutti questi temi dei giochi voi li trovate nell'artigianalità. Adesso ad esempio qui vicino c'è un altro gruppo, una comunità di gioco che viene dalla Toscana, che sono quelli di Chiusdino, della Palla E, che lanciano la palla con dei bracciali di legno, e proprio qui nella piazza a fianco ci sono gli artigiani che fanno i bracciali di legno. E quindi si vede come c'è una serie di saperi, l'artigiano che fa il bracciale di legno, poi c'è il ragazzo che impara a mettersi nel braccio e a provare la capacità di elasticità che ha una palla lanciata. E quei giochi che conosciamo dal mondo dei tamburelli e del tennis invece ritornano in qualche cosa che produce localmente un'arte, un sapere, una competenza che, diciamo, è degna di essere valorizzata. Ecco, quindi la caratteristica dei giochi per noi, e perciò sono appassionanti, sta dentro al fatto che il mondo, diciamo, che valorizziamo e che chiamiamo patrimonio è fatto spesso attraverso una divisione tra quella che si chiama cultura materiale e quella che si chiama cultura immateriale. Questa in realtà è una divisione di comodità, perché se dobbiamo classificare un aratro, questo è cultura materiale. Però quando classifichiamo la cultura materiale dell'aratro, questo significa che quell'aratro è un oggetto inerte. Se invece lo pensiamo dal punto di vista della capacità di essere usato, allora ci immaginiamo sempre, c'è una letteratura enorme sull'aratura, con una coppia di buoi, con un cavallo, con tre coppie di buoi, con un bambino che guida le coppie mentre gli altri sono dietro, una capacità di profondità, il passaggio dall'aratro dritto all'aratro avvolto orecchio e così via. E quello che cos'è? Tutto cultura materiale? No, è una specie di mescolanza di sapere tecnico che viene incorporato dalle persone che poi lo sanno gestire. E quando un contadino diceva soarare i campi che sembrano fatti da un geometra, una linea retta,
voleva dire che c'era un oggetto di cultura materiale, ma c'era anche un sapere straordinario delle braccia e dell'organizzazione familiare che produceva quella specie di aratura così eccezionale. E avendo fatto questo esempio, per me è importante ricordare un museo e un museografo in cui il gioco era in qualche modo uno dei luoghi privilegiati, ed è il museo di Ozzano Taro in provincia di Parma, che è stato creato e fondato da Ettore Guatelli, diciamo così un collezionista matto, si potrebbe dire, perché Guatelli voleva collezionare il mondo, no? Però aveva questa idea del museo come gioco continuo, e siccome Guatelli è stato importante sia nella formazione di Ernesto Franchi e sia nel museo di Buonconvento di Montichiello, perché il museo ha conosciuto il lavoro di Guatelli e per alcuni aspetti di allestimento si è ispirato al lavoro di Guatelli, era proprio Guatelli che diceva, famiglia di Mezzadri, lui maestro, figlio di Mezzadri, dice: mio padre arava i campi che sembravano veramente fatti con una geometria perfetta. Allora, dice, una volta lo zio sente due persone che si fermano a guardare l'aratura e dicono: deve averla fatta tendendo uno spago. No, mio fratello non fa così, mio fratello c'ha questo sapere, ce l'ha nelle sue mani. Ecco, quindi vedete anche una fierezza del sapere. E certe volte a noi che siamo lontani da quel mondo, i giocattoli fanno un effetto veramente di stupore. Ecco, e quindi chiudo con un piccolo episodio di Guatelli, ma il concetto è sempre a dire che i musei sono luoghi del gioco, sono luoghi dell'accoglienza, sono luoghi dell'aprirsi al mondo e di presentarne la diversità. Guatelli si era inventato delle conferenze che amava molto fare all'università. Io ho insegnato all'Università di Siena, all'Università di Roma e all'Università di Firenze, e tutte e tre le volte ho fatto venire Guatelli a fare conferenze ai miei alunni. Ora, la prima conferenza universitaria che lui ha fatto a Siena se l'era proprio studiata, no? Allora è arrivato e me l'ha fatto pensare questo: lui aveva un giocattolo che era un ciclista, che funzionava con una molla di questo tipo, una specie di volano che dava movimento a un rotatorio, e quindi ha messo la cattedra completamente libera, ha messo il ciclista all'inizio della cattedra, l'ha fatto partire con questo volano e c'è stato un movimento di stupore degli studenti, che era una cosa incredibile, perché gli studenti sono abituati a delle pratiche così ritualizzate di trasmissione che un giocattolo antico che si muoveva li ha proprio, come dire, sorpresi, ecco, quasi ha disorientato il loro modo di vedere. Ettore aveva questo modo di insegnare, e ogni tanto si portava un elmetto tedesco, anche la curiosità di Ettore, l'elmetto tedesco era stato immanicato da qualche contadino e lui diceva veniva usato per pulire la fogna, perché era anche il senso, come dire, politico di una punizione dei tedeschi che lui aveva avuto in casa, perché aveva avuto in casa un distaccamento tedesco. E l'altra cosa che invece fece a Roma, dove veramente si studiò questo allestimento, lui si portò un sacco di abiti rattoppati per mostrare che gli oggetti del museo non sono fissi, standard, no, l'aratro, la falce, ma possono essere infiniti perché sono legati alla vita quotidiana. E portò tanti vestiti per fare vedere che una volta si riusava, non si buttava e ricomprava. E lui era il principale collezionista, possiamo dire, europeo di scarpe rattoppate, no? Perché per lui il rattoppo era un'arte creativa che si applicava proprio nei contesti di sopravvivenza. E quindi lui per Roma aveva pensato tantissime cose, ma la cosa che colpì di più i miei studenti fu un grande barattolo di latta forato nel quale era inserito con un lungo sistema uno spago, l'apertura andava verso il pubblico degli studenti, lui con i piedi poggiati su questa latta faceva dei rumori tipo delle gigantesche pernacchie, che era una specie di mitragliatrice. Quindi lui lì si è preso anche la soddisfazione di fare le pernacchie all'Università di Roma La Sapienza, che era per lui
come dire, che era un museografo giocoliere, diciamo in questo senso, una soddisfazione grandissima. Ecco, il senso di questa giornata, per cui io a nome di Simbdea ringrazio chi ha partecipato, è proprio di dire i musei sono in gioco, sono nel gioco, il gioco è parte della vita dei musei che vogliono parlare della diversità come un sapere, come una forma utile, come un modo di esercitare anche il corpo in un campo di domini utili. Adesso io vorrei chiedere a Paolo De Simoni se ci vuole dire qualcosa. Ecco, abbiamo anche il nostro terzo museo toscano, lo accogliamo con grande gioia, ed è il museo di Casa Delci del Mugello. Prego. Nel 1977 un gruppo di genitori che avevano i bambini a scuola, gli elementari, e che avevano vissuto tutto il processo in atto di disfacimento dell'ambiente mezzadrile, che poi era quello, era l'ambiente nostro, di tutti nel paese. Lugo e Grezzano sono due paesini di 1500 abitanti, 2000, ora forse si arriverà a 2000, ma comunque completamente tutto a conduzione mezzadrile. C'era una novantina di poderi nella zona, tutta a conduzione mezzadrile. Questi genitori avvertivano questo disfacimento, questo abbandono, e con un po' di nostalgia, ma anche con il desiderio di far conoscere il loro vissuto, si decise, perché c'era anch'io, di creare una mostra per i ragazzi degli elementari. E insomma, senza farla tanto lunga, nell'inverno del 76-77 si raccolse un'infinità di materiali, si restaurarono quando ce n'era bisogno e si allestì questa mostra nel maggio del 77. La mostra ebbe un successo enorme, perché probabilmente era un fenomeno, questa nostalgia di un mondo che scompariva era un fenomeno diffuso, era il momento in cui tutti uscivano le varie pubblicazioni su questo argomento. Naturalmente, visto il successo, si pensò subito a come proseguire questo lavoro di conservazione di questo materiale, in accordo con l'amministrazione sia comunale sia con gli altri enti pubblici, che si dichiararono tutti entusiasti di questo progetto. Ora, per farla breve, nel 78-79 viene nella nostra disponibilità una vecchia casa colonica non più utilizzata. Il contadino era andato via nel 62, la casa era abbandonata, e lì si cominciò i lavori di ristrutturazione, cercando di mantenere l'originalità dell'ambiente, e si cominciò a allestire alcune stanze. Ci volle un bel po' di tempo, ma nell'83 si aprì al pubblico le prime sale, le prime stanze, vi era la cucina, una camera, la stalla, e da quel momento i lavori non sono mai finiti, continuano tuttora, cioè, si ha sempre qualcosa in mente da fare. E niente, si è continuato per tanti anni con tanti lavori, una serie infinita. E ecco, ora voglio dire, uno dei primi oggetti che vennero in nostro possesso, si raccoglievano i reperti sia come regalo sia come prestito incomodato, che ora sono passati quasi 40 anni, non sono più nemmeno incomodato, sono di proprietà. Uno dei primi oggetti comunque fu questo affare qui, questa biglia gigantesca e pesantina anche, da 15 kg, vanno da
18 a 23 kg, a seconda anche dell'umidità. Questo fino agli anni 70, primi 70, era il gioco più diffuso nella nostra zona, praticato in tutte le parrocchie, erano soprattutto le parrocchie che avevano il campo di gioco, il pallaio. È una biglia un po' speciale, con un peso di piombo innestato in un foro al centro, e richiede un'abilità notevole per giocare. Noi si è fatto una breve intervista ad un anziano giocatore che ce l'ha un po' descritta. Purtroppo i pallai non esistono più, a me sarebbe piaciuto rifare, far giocare due o tre in un vero pallai. Sono andato a vederne uno dove aveva fatto la fotografia nell'84 e non c'è più. Cioè è un magazzino per vecchi attrezzi. Sicché l'unica cosa si è potuto fare un'intervista a questo vecchio giocatore e far vedere com'erano queste biglie. Ce ne sono due nel museo e la gente, ovviamente quasi tutti, chi non l'ha mai vista, dice: ma che sono queste? Sono per giocare a palle. L'altro gioco particolarmente diffuso è il tiro di formaggio, sarebbe il tiro della rulla, ma non si usava la rulla normalmente, si usava la forma di formaggio abbastanza grossa. Solo quando battendo un muro la forma si spaccava, i ragazzini come me all'epoca si andava a raccogliere le schegge di formaggio, e poi il formaggio veniva sostituito con una rulla di legno. Io mi ero portato dietro anche alcune foto fatte all'inizio di gioco, dove si vede come veniva, sì, come veniva infilata la rulla con un nastro che aveva poi un laccio da mettere al polso, e poi facevano una gran rincorsa e poi tiravano questo. Bene, grazie. Prego, prego.